L'anziana con la quale aveva un conto in comune era deceduta da tempo, ma lui, in virtù di una mancata comunicazione del decesso all'ente erogatore, ha continuato a riscuotere la pensione di invalidità, riuscendo a racimolare ben 46.000 euro da febbraio 2014 al marzo 2017. Per L.B., ex dipendente comunale residente in Valle Subequana, è arrivata la condanna a tre anni di reclusione da parte del collegio giudicante del tribunale di Sulmona per truffa ai danni dello. Stato. La vicenda è curiosa e nasce dopo un accertamento chiesto dall'Inps alla Guardia di Finanza di Sulmona in ordine agli emolumenti erogati all'anziana donna deceduta. Secondo la procura l'ex funzionario, mediante artifici e raggiri, avrebbe incassato la pensione dell'anziana, erogata sul libretto cointestato, approfittando della comunicazione del decesso da parte dell'Ufficio di Stato Civile all'INPS avvenuta in netto ritardo con un codice fiscale errato. L'imputato, quindi, essendo tutore della donna, ben consapevole del decesso della stessa avvenuto in data 26 gennaio 2014, avrebbe indotto in errore l'INPS, procurandosi un ingiusto profitto con corrispondente danno per l'ente previdenziale. Diversa la tesi difensiva, secondo la quale nessun raggiro sarebbe stato posto in essere, poiché l'anziana in questione era stata registrata alla con un altro nome e l'Inps era a conoscenza di tale circostanza sin dal 2008, un particolare che non è bastato ad evitare la dura condanna del tribunale. Attenderemo le motivazioni per capire cosa abbia spinto il collegio a erogare una pena che si ritiene iniqua e eccessivamente punitiva, della quale si chiederà la riforma. In sede di appello di legale regale dell'imputato Maria Grazia Lepore. Per i giudici del Palazzo di Giustizia si tratta di una vera e propria truffa ai danni del l'Imps, nemmeno di una indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato, così come era stato deciso nel corso dell'udienza preliminare.